Nella prima guerra civile dall'84 all'82 avanti Cristo si confrontano da una parte Gaio Mario, homo novus, proveniente cioè da una famiglia in cui nessuno in precedenza aveva ricoperto cariche pubbliche, console dal 107 al 101, valente generale, esponente dei populares, della fazione progressista, dall'altra Lucio Cornelio Silla, di origine nobile, abilissimo generale, sostenitore del Senato e degli Optimates, la fazione più conservatrice. Ambedue sono valenti generali a cui il Senato affida importanti missioni militari, il cui scopo è pacificare le aree più turbolente dell'impero. Mario sconfigge Giugurta, re della Numidia, rendendo più sicura la provincia d'Africa, e riesce a debellare i Cimbri e i Teutoni, popolazioni germaniche che con le loro incursioni avevano minacciato la sicurezza delle province di Spagna e della Gallia Narbonense, nonché della Gallia Cisalpina. Silla, dal canto suo, riesce nella non facile impresa di sconfiggere Mitridate VI, re del Ponto, che rappresentava una seria minaccia per la stabilità della provincia d'Asia.